Amici carissimi, in attesa del Natale ho pensato di registrare per sapere se dal cielo volevano inviarmi altri messaggi dopo quelli di Virgilio. Prima si è presentato un angelo da solo e poi altri angeli che hanno cantato melodie celesti, cariche di insegnamenti per l'umanità. Hanno aggiunto luci al Natale. L'angelo che parla invita gli uomini a seguire le vie luminose del Signore. Allo stesso tempo ci informa che anche in alto si festeggia il Natale. Agli uomini distratti, gli angeli portano la vera essenza del Natale, profumata come le rose, mentre lo splendore dell'alba mostra tutto il suo fascino. Quindi accarezzano l'anima con l'incanto di questo momento, cantando la ninna nanna a Gesù. Sono un angelo. Seguite l'angelo. Angeli, oh, so sempre allegare luce vera. È Natale, po' la sigla felice. C'è il Natale su in alto. Esiste su. Un graziosissimo angioletto che potrebbe essere la guida Dennis canta. Il Natale con Ninna l'ho portato. Son rose dell'alba, il suo fascino vidi. Con queste note musicali, l'angioletto dice di averci portato la vera essenza del Natale, che è profumata come le rose. Con la nascita di Gesù, l'umanità riceve un impulso di luce che dovrebbe risvegliare le coscienze dal peccato ed indurle ad un cambiamento. Ehi, Natale! Mostra verso il Natale un sentimento di amorevole cura. Strabiliante l'affermazione fatta da un angelo, il quale mi avverte che mi ha parlato Gesù. Ci sta Gesù. È la luce giù. Gesù conferma la sua discesa e dice: Stavo qui. Intanto un coro di angeli canta. Con l'anima pulita, o Daniela ti parlò Gesù, caro. Lì speranze sono sceso e chiesi la mano.
In questa frase Gesù conferma di essere disceso dai cieli con la speranza che l'uomo accetti e faccia suo il messaggio evangelico, essendo l'essere umano ancora lontano dalle sue verità. Gesù, per attuare il suo disegno, che è finalizzato alla salvezza delle anime, chiede agli uomini la loro collaborazione e, in particolare, a me la diffusione. Il re dell'universo potrebbe fare tutto da solo, invece, con il grande mistero dell'incarnazione, si è fatto come noi per poi farci come lui. Gesù continua il suo discorso. La crisi dei Natali esiste. Gesù sottolinea con tristezza la perdita dello spirito del Natale da parte dei cristiani. Si è perduto lo spirito del Natale, confondendolo con quello più banale del consumismo sfrenato. Gli uomini si scambiano gli auguri, non si sa di cosa. Gli auguri andrebbero fatti a Gesù dal momento che è il suo compleanno. Si organizzano in tutto il mondo grandiose feste di Natale, senza neppure invitare il festeggiato, che è Gesù. Gesù conclude il suo intervento. Paura è sognare, son note invasive. Secondo Gesù, l'uomo, attaccato alle sue false ed effimere certezze, non alza gli occhi verso il cielo e si crea da solo delle prigioni che non gli consentono di volare verso l'alto e di sognare il paradiso, per cui tutto il suo mondo è quello terreno. Parlare di Gesù e delle sue promesse è una vera e propria violenza, perché lo costringe a pensare e a tacitare la voce della sua coscienza. Mi piace far notare che all'improvviso si sente il vagito di un neonato, come fosse Gesù che piange, perché avverte la paura dell'uomo di abbandonare la materialità quotidiana, fatta di agi e non di rinunce. Un coro di angeli si introduce con una frase di grande spessore e densa di significato. È un invito agli uomini a riflettere sui loro comportamenti. Oh sì, l'ho visto il corpo bello, ma in un metro fiori lì tutte, in lager vieni qua tu, paghi. Il coro di angeli dice di aver visto grandi sforzi per realizzare corpi perfetti che comunque finiranno in un metro quadrato di tomba. L'aver dimenticato la cura dello spirito causerà loro, dopo la morte, atroci sofferenze. Gli angeli mostrano seria preoccupazione per il destino dell'umanità, evidenziando come l'uomo si lascia attirare da cose effimere, correndo dietro alle mode del momento, che concentrano tutto sulla cura del corpo e sull'appagamento dei sensi, escludendo completamente la cura dello spirito, cioè della parte nobile dell'uomo. Nessuno ricorda le parole di Gesù circa il destino del corpo umano.
Polvere sei e polvere ritornerai, in contrapposizione all'immortalità dell'anima. Nonostante le innumerevoli cure, il corpo si decompone nello spazio angusto della tomba ed i suoi elementi costitutivi arricchiscono la terra, dove l'unica cosa viva saranno dei fiori. La seguente frase è un invito a far cessare le atrocità di tutte le guerre. E la neve rossa, mo si fa terribile qui. Basta alle guerre, soprattutto dove la candida neve si è tinta di sangue. Per chi sparge sangue, le pene saranno terrificanti. L'apparente serenità del bambino, che si esprime con un canto, o meglio, la voce dell'angioletto che la riproduce, è il segno dell'innocenza dei bambini, che pur in mezzo alle atrocità della guerra conservano il candore tipico della loro età. Conclude Sant'Erasmo. E speranza viene, deve uscire male. Sant'Erasmo esprime confortevoli parole di speranza e attende che l'uomo comprenda la verità, abbandonando il male ed ogni sua seduzione. Gli angeli sono una presenza costante e discreta nella vita degli uomini, sono messaggeri di Dio e silenti consiglieri. Il Natale è anche la loro festa perché vedono compiersi il mistero che l'Arcangelo Gabriele aveva annunciato a Maria e nella Notte Santa per eccellenza volano in tutto il mondo ad annunciare la buona novella e la gioia del Natale. In quella notte parlano a pastori e a potenti, usando un unico linguaggio che è quello dell'amore rivelato.